Televisione Formato Famiglia. Eccoci qua, cominciamo allora questa lunga puntata sulle mafie in Italia e sul destino dei beni. Allora, impoverire la mafia nelle proprie ricchezze, togliergli le ricchezze accumulate illegalmente è stata questa è stata la grande intuizione che ha ispirato la legge sulla confisca dei beni patrimoniali ai mafiosi. E la legge in questione è del 1982 e porta due firme, cioè Rognoni-Latorre, proprio la legge Rognoni-Latorre, una legge che ha consentito di superare la concezione della lotta alla criminalità come repressione personale, perché i beni sequestrati in realtà è una novità questa, cioè si sequestra quello che tu hai accumulato in questo modo. Esatto. Però c'è un passo in più che poi si compie. Esatto, infatti la legge da sola non era sufficiente e la svolta per davvero arriva 14 anni dopo, nel 1996, quando dopo una raccolta di 1 milione di firme da parte dell'associazione Libera viene approvata un'altra legge per la quale i beni immobili possono essere usati per finalità di carattere sociale, ed è quanto previsto proprio dalla legge 109 del 7 marzo appunto 1996. Partiamo da qui. Liberiamoci dalle spine, la gente si muove e si muove lo Stato, ci si muove contro la mafia. Di questi giorni, lo ricordava in anteprima Antonio, la notizia di un maxi sequestro, un colpo da 700 milioni inflitto alla criminalità organizzata, ed è una delle importantissime operazioni della DIA, che è la Direzione Investigativa Antimafia, proprio nei confronti della criminalità organizzata. Dunque beni confiscati per poi essere condivisi da tutti noi, perché se ne faccia un uso sociale, perché diventino nostri, e quindi possono diventare scuole, possono diventare sedi di associazioni, possono diventare luoghi dove si possa vivere. Ecco, esatto, ed è una grandissima potenzialità, come dice Arianna, per questo rappresentano i terreni sequestrati ai mafiosi. Un modo di restituire alla società di un danno subito per tanti anni, tanti decenni. Una tematica, questa della confisca e del riutilizzo a sfondo sociale dei beni dei mafiosi, una tematica non priva di problematiche. L'iter lungo, faticoso e insomma articolato. A 14 anni dall'entrata in vigore della legge, oggi qui a Formato Famiglia vogliamo fare il punto sulla questione, cioè quando un bene sequestrato diventa confiscato e dopo quanto tempo si può assegnare, si può dare in gestione a società, a cooperative, quello che diceva prima Arianna. Lo facciamo salutando i primi due ospiti che ci hanno già raggiunti qui in studio, cominciando alla mia destra Alberto Cisterna, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. Benvenuto. Grazie, benvenuto, buongiorno. Grazie per essere qui con noi. E salutiamo e ringraziamo anche il dottor Morcone, il prefetto Mario Morcone, neodirettore dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Benvenuto. Vogliamo cominciare da un'immagine. Sì. Vediamo subito un'immagine che racconta appunto questo, quello di cui stiamo parlando. Eccola. Eccola qui. Ecco, questi sono i beni sequestrati in Italia. Come vedete c'è la suddivisione regionale, si passa a numeri a quattro cifre al sud Italia.
Diciamo per un totale approssimativo di 9.000, più oltre 9.000 sarebbero i beni confiscati. Tutti i numeretti che vedete sono, in realtà rappresentano l'entità e il numero di quel che è stato sequestrato. Facendo una somma siamo arrivati a oltre 9.000 beni confiscati. Ecco, come qualcuno può pensare, i beni vengono confiscati sia al sud ma anche al centro e anche al nord, perché anche prima di cominciare c'era qualcuno del nostro pubblico che ci chiedeva: ma ci sono beni conquistati anche nel Lazio? E beni sequestrati anche nel Lazio, e come no? Ce ne sono tanti beni confiscati nel Lazio, tanti perché le criminalità organizzate considerano il Lazio una regione importante per il riciclaggio. Quindi Lazio e Lombardia sono tra i primi posti, in fondo le cifre sono lì, si possono vedere. E tra l'altro sono beni di pregio, perché quella è una stima quantitativa, ma se poi andiamo a vedere la qualità dei beni, quelli più importanti sono appunto nel Lazio, sono in Lombardia, sono nelle regioni del centro-nord. Basti pensare, insomma, a quello che è successo a Roma col Caffè de Paris, che è sotto sequestro, esatto, e che è un bene da solo che vale parecchi milioni di euro. Infatti, leggendo i numeri, salta all'occhio chiaramente 4.200 beni confiscati in Sicilia, ma i 665 in Lombardia, insomma, non sono pochi, se considerando che regioni vicine ce n'hanno molti di meno, insomma, 78 in Veneto, 81 in Emilia-Romagna. Metta la differenza del valore al metro quadrato degli immobili tra Caltanissetta e Milano e vedrà quanto valgono quei beni. In realtà i danni più gravi li subiscono proprio nelle regioni del centro-nord le mafie, perché lì hanno, insomma, i beni che considerano più al sicuro rispetto a quelli che si trovano sul territorio. Quindi in realtà è una battaglia che comincia dal Garigliano in su, per così dire, quella vera, perché i veri beni, le possidenze importanti sono tutte concentrate nel centro-nord. Ecco, abbiamo aperto con la notizia dei beni sequestrati al clan dei Casalesi, oltre 700 milioni di euro, divisi in 136 appartamenti, 11 magazzini, 75 terreni, 8 negozi, 2 ville, 51 autorimesse e diverse aziende. A questo maxi sequestro, credo forse il più grande della storia? Sicuramente il più grande, insieme al sequestro fatto a Totò Riina di quasi 1.000 miliardi parecchi anni or sono, erano 500 milioni di euro dell'epoca, ma stiamo più parlando di più di 10 anni fa. Anche quello fu un sequestro colossale, insomma. E in questo caso, non ricordo sinceramente quello di Totò Riina, ci si è arrivati a questa somma sequestrando anche i beni agli eredi dei Casalesi? Beh, sequestrando i beni soprattutto in questo caso per Casal di Principe è stato importante il sequestro agli eredi dei boss, perché si è applicata una legge del 2008 che consente finalmente di confiscare i beni anche in capo agli eredi, se questi beni ovviamente hanno una provenienza illecita. E questo è stato molto importante in questo caso, ma anche altrove, perché la norma la si sta applicando anche in Calabria, in Sicilia, sta dando buoni risultati, ovviamente. Quindi dopo la morte del capo, del padre, i beni accumulati in maniera mafiosa dal padre sono sequestrati anche ai figli? Sono sequestrati ai figli e a tutti coloro i quali se ne sono intestatari, cioè hanno ricevuto questi beni dal mafioso o da persone a lui vicine. Certo, la morte chiude il procedimento penale, chiude il procedimento di prevenzione personale, nel senso ovviamente non ci possono essere conseguenze, ma quelle patrimoniali restano in vita per un lasso di tempo apprezzabile, perché c'è un termine di 5 anni entro il quale si può intervenire con queste confische. E chiaramente bisogna accertare che siano, una volta che viene accertato, che sono beni frutto di reati, di illeciti, è chiaro che poi possono essere sequestrati. Lei, diceva Arianna, è fresco, freschissimo di nomina in questa agenzia, ha lasciato il Dipartimento Immigrazione, dove insomma era molto apprezzato. Da sette giorni. Ecco, parleremo dopo più diffusamente dell'agenzia, vedremo poi quali saranno i suoi compiti. Intanto che ambiente ha trovato, perché lei sta cominciando adesso? L'agenzia è una scommessa che lo Stato, il Parlamento e il Governo stanno facendo, e quindi nasce adesso e nasce vero sulla struttura precedente del commissario, ma insomma adesso muove i primi passi, e quindi è soprattutto un impegno, ed è un impegno credo importante che ci riempie anche di responsabilità, che sta partendo in questi giorni, e quindi chiaramente a Reggio Calabria, la sede principale, dove già qualcosa si muove, poi ci struttureremo meglio sul territorio. Vedremo dopo via via i compiti che avrà sempre di più questa agenzia.